Ancora, secondo Casadei, che è stato un innovatore e lo era veramente, perché si è sempre adeguato ai tempi e alle mode che andavano ad instaurarsi. Tra le innovazioni apportate, ricordiamo che secondo Casadei fu l'inventore della canzone dialettale romagnola. L'orchestra Casadei è la prima orchestra da ballo ad indossare una divisa bianca d'estate e un rigoroso smoking d'inverno. La prima orchestra ad avere una presentazione all'inizio, durante e alla fine della serata. È la prima orchestra ad avere un manifesto e un megafono per il cantante. Secondo Casadei è stato il primo ad inserire una cantante nell'orchestra romagnola, poiché fino ad allora si eseguivano solamente brani strumentali. A tal proposito vorrei ricordare l'anno 1952, quando nell'orchestra Casadei debutta a solo 17 anni una ragazza da tutti conosciuti e che si chiama Arte Tamburini, cantante prima dell'orchestra Casadei e successivamente dell'orchestra Folklore di Romagna, alla quale mandiamo un affettuoso saluto. Secondo Casadei è il primo a creare un'orchestra stabile con elementi fissi e con precisi contratti. È il primo a curare anche le pubbliche relazioni mediante invio di cartoline, volantini, locandine e programmino. E quindi fu veramente un innovatore su tutti i campi e non solo dal punto di vista musicale. Nel 1950 l'organico dell'orchestra Casadei viene nuovamente ampliato e oltre a Guido Rossi, Primo Lucchi, Elmo Bonoli, Carlo Baiardi, qualificati dell'orchestra, e a Pasquale Vincenzi alla fisarmonica e Nevis Bazzocchi alla batteria, vediamo comparire la tromba suonata da Marino Gori. Quindi adesso è il momento comunque di ritornare in pista con il prossimo brano allietato dalla coreografia dei ballerini della scuola di ballo Le Sirene Danzanti dei maestri Mirko Ermeti e Filippi Sandra di Rimini, che invito a prendere posto in pista. E ritornando al nostro discorso, con l'ingresso in orchestra della tromba, ora vi faremo ascoltare Mascotte, una delle mazurche più ballabili e cadenzate, di grande successo e popolarità, scritta nel 1966 dal maestro Secondo Casadei, riproponendola nella versione originale scritta dal maestro con tre tri musicali anziché due, dei quali il secondo appositamente scritto per la tromba, e lo balleranno in pista per voi Luca e Sara e il loro figlioletto Loris e Marika. Loris e Marika! Sirene Danzanti.